bolletta, 1.100.000 se si era risparmiato, era meglio, ma insomma, ma incombe. Poi non, cioè non sarebbe lui, lui non fa niente, non è, anzi no, è lui perché non fa niente, io non, sta lì fermo come un gufo che mi guarda e basta, non riesco a concentrarmi, se io perdo il concorso, io dovrei... Pure Laura, non ce l'ho con Laura, capito la situazione, cioè, almeno che una stronza si può dire però. Perdi il concorso, quindi non mi ammazzo se perdo. 2 anni, non è successo mai niente. Poi di botto arriva la grande storia d'amore. E per festeggiare vanno a sbattere con la macchina. Tutte mosce, che nocciolina. Io non mi voglio ritrovare che mi lamento. Io li odio quelli che si lamentano. Io, a me stanno sul cazzo tutti depressi, va bene, prepotenti. No, scusa un attimo, fa una cosa alla volta. Adesso tu vai a casa e ci parli. Ferme di queste noccioline. Ci parli tranquillo e glielo dici, senti, io... Sto in un momento difficile, sto sull'orlo di un esaurimento nervoso. Anche perché guarda che questi africani sono pure un po' paraculi, non ti dici, guarda, ho ricevuto alcune batoste, mi sento, mi butterei dalla finestra, mi sento una merda perché sto come una merda, mi sento una mebba, una cosa schifosa, e dici, quello... Ho capito, sì. Calma. E gli dici, guarda, senti, io non ti posso più ospitare, cerca di qualcuno che lo può fare, no? Non può venire qua. No. Secondo me trova lui, il posto, fai, cerchi pure il posto. Oh, ma aiutassero a me come aiutano lui. È angolano, vabbè, ho capito che è colpa tua che sei angolano. Vai a casa, ci parli, vi mettete seduti tranquilli e gli spieghi le cose come stanno. Vedrai che lui capisce, te lo dico io. Vedrai che capisce. Non so perché, ma sentivo che non ero...